Buonasera a tutti. La volta scorsa abbiamo aperto il nostro incontro incontrando Sorbina e Sor Clara. Le abbiamo incontrate anche in questa sede per salutarle e per ricordare, sentirci raccontare da loro tutta la loro storia. E anche questa sera apriamo il nostro incontro in buona compagnia, la compagnia delle tre suore che vengono a formare attualmente la comunità che è presente dentro la nostra parrocchia e che abita all'asilo Pozzi. Ecco, c'è Suor Linì che è qui da un anno e Suor Benita e Suor Vittoria, la superiora, che sono arrivate da circa una settimana. E mi piace pensare che questo momento sia bello per fare un po' di conoscenza. Certamente la conoscenza più bella e più vera sarà quando abbiamo, o meglio, avrete la possibilità di incontrarle, di salutarle e di stare insieme con loro. Allora, partiamo dalla superiore, insomma. Grazie. Cara Sor Vittoria, dai, ci puoi parlare di te, delle tue origini, della tua famiglia? Se ci puoi raccontare come hai scoperto la tua vocazione e se ci puoi raccontare anche della tua avventura un po' in Italia che ti ha portato venire in qualche modo a tornare qui da noi. Buonasera a tutti, io sono Sor Vittoria, sono indiana. Allora, prima la vocazione come è venuta per me? Una zia, una suora. Allora, sempre sono da piccola, vedo da lei. Allora io sono anche io diventare una suora, così. Poi sono studiata. Poi 14 anni sono entrata al convento. Poi studiata a scuola superiore. Poi insegnante, la maestra, poi è entrato a Sparenza, così, 4 anni la preparazione, poi prima voti io sono fatta 1996, poi 4 anni, 5 anni sono stata in India, poi 2001 io sono tornata in Italia. Io tornata in Italia non posso parlare, non sapevo che cos'è parlare italiano. Poi io ho imparato quella di anziani, casa di riposo. Sono stato a Iesi 6 anni, poi piano piano ho imparato così. Poi sono trasferita vicino a Varese, due parrocchie sono lavorato, bambini, catechismo, oratorio così. Poi sono trasferita a Foggia, regione di Puglia, 6 anni la superiora sono stata di lì e poi sono trasferita qui Bergamo 2016,
Mi pare un anno è stato, poi sono tornata a Ancona, una casa di nostra casa di casa esercizio spirituale, sono 4 anni stata, poi sono trasferita a Somalia, provincia di Lodi, una casa di riposo con anziani. Un anno è stato di là, poi la madre che sto qui, la sua bambina è trasferita, però bisogna devi andare di là, allora io subito, va bene madre, io vado. La volontà di Dio dove mandano e sempre sono pronta ad andare. Allora sono venuta qui con voi, sono contenta a trovare così anche lavorare bambini, sono molto contenta. Poi 2021 io ho fatto 25 anni di professione, ho fatto la festa religiosa, sono contenta. Poi basta, sono Sì, perciò hai percorso l'Italia dal sud al nord al centro, girato sei su tutte stata le un po' parti. nella pianura, un po' fra le colline, sei stata anche vicino al mare, Vicino al mare. la zona di Ancona, hai esperienze varie, dagli anziani Anziani, all'oratorio, alla oratorio. casa di spiritualità per preghiera e adesso con i bambini. Bambini. Per cui penso che anche la tua esperienza ricca diventerà un po' un'ricchezza che metterai a disposizione anche della nostra comunità. E, ma dimmi un Grazie. po', cosa vuol dire essere superiore? La superiore non è superiore, io penso, come le altre suore, però la nostra congregazione, una superiore, è responsabile con altre suore, per anche vivere con gli esempi, piccoli esempi per loro. Io sono come sono così. 2 volte sono diventata la superiore. Poi quando sono superiore, le suore vedono a me anche loro diventata superiore, così io sono contenta. Così. Poi la superiore sempre, non sono superiore di superiore, però anche come altre suore, però vivere insieme Cioè, così. non è la superiorità di potere, ma di servizio Servizio e di così. responsabilità. Ah. E di responsabilità, ecco. Poi è giusto che, come in ogni famiglia, ecco, ci sia qualcuno che cerca di tenere Tenere insieme, insieme ecco. così. Tenere insieme, ecco. Bene, grazie. Poi Suor. anche io ho trovato la comunità loro sono più molto giovani di me, però sempre sono molto bravi e troviamo molto bene, sono molto contenta anche così con loro. Però quest'anno non sapevo, però la superiore 6 anni un posto per nostre regole. Io sono stato un anno, poi non aspettavo venire qui. Subito la madre, io chiedo un favore, tu sei brava, allora obbedisci, allora. Io ho detto, va bene madre, questo non è la nostra volontà di Dio. Lui ha pensato così, allora io obbedisco madre, io vado, io ho detto, allora sono accettata a venire qui, io trovo bene, una settimana è passato, allora. Sì, poi c'è un proverbio che in bergamasco che dice che la scuola nuova, la scuola vecchia, nel senso che è bello comunque che le novità, le cose nuove Nove, sì. sono belle, però è anche vero che è bello partire con la gioia di essere in un posto e di svolgere un servizio. Servizio. Ecco, poi ecco neanche. Almeno un bellissimo paese, un bellissimo territorio, sia quello di San Bartolomeo, sia quello di Albenza, sono due comunità cristiane comunque belle. Sono delle famiglie, ma come, nelle famiglie, in ogni famiglia, ci sono delle cose belle e ci sono delle difficoltà. L'importante è, essere contenti di ciò che è bello e farlo crescere e le difficoltà che ci sono, con umiltà, con semplicità, cerchiamo di affrontarle, anche perché dobbiamo dire che cioè, il paradiso non è qua. Qui abbiamo alcuni messaggi di paradiso, però speriamo di essere incamminati verso quella casa. Poi è bello anche tutti i passaggi che vi fanno fare, certo devono essere molto impegnativi, cioè il cambiare di frequente, però indubbiamente cambiare di frequente credo che
porti, prima di tutto, certamente a fidarsi del Signore e ad affidarsi a Lui, e in più porti al dire: ecco, io faccio quello che mi è chiesto, cerco di seminare quel bene, che sono chiamato a fare, e non per forza di raccogliere. Una delle cose che mi piacciono di Gesù, come ci ha raccontato nei Vangeli, è che Gesù è sempre in cammino, si muove spesso, cioè è sempre in viaggio. Sì, perché sì, lui è bello essere come lui, il buon seminatore, si fa quello che ci si chiede. Poi il bene comunque poi cresce, poi saranno altri che raccolgono, ma non fanno niente. L'importante è che nel tempo che ci è chiesto e nel luogo che ci è chiesto, noi si cerca di fare la nostra parte con semplicità. Però io parlo sempre il Signore. Il Signore, come mai è così? Cosa ha pensato per me, mandato qui? Io sempre chiedo a Lui, la volontà di Lui. Certo, è bello domandarsi continuamente cosa vuole il Signore, cosa vuole il Signore chiedere, sì, da te suora, da voi suore, cosa vuole il Signore da me prete, ma penso che sia anche la domanda che ogni cristiano, ma ogni papà, ogni mamma, è bello che si faccia. Soprattutto queste domande, si fanno, questa domanda si fa viva nei momenti magari un pochino più difficili o nei momenti in cui nella vita bisogna fare delle scelte. E com'è importante poter chiedere veramente: Signore, cosa vuoi da me? Cos'è che mi stai chiedendo? Come del resto, come sarebbe bello che i genitori, pensando ai loro figli, potessero domandarsi: Signore, cos'è che tu sogni per mio figlio, per mia figlia? Cos'è che tu vuoi per loro? Signore, qual è il vero bene per il mio bambino che sto crescendo, per la mia bambina che sto crescendo? Per cui penso che quella domanda che ti fai, specialmente per le tante volte che sei stata chiamata a fare le valigie e a cambiare, possiamo dire, servizio e posto, ecco, è comunque una domanda che come credenti, come persone che cercano di seguire Gesù, dovremmo farci, soprattutto in certi momenti. Signore, cos'è che mi stai chiedendo? Sapendo che in certi momenti difficili dobbiamo accettare anche di non avere la risposta chiara come ci piacerebbe, cioè, ma semplicemente il fermarci e lo stare lì dove ci troviamo, ma cercando di fare il meglio possibile. Suor Benita, hai preso la tosse qui almeno o l'hai portata da fuori? No, Ecco. appena c'è così. Ah, dai. Dai, Grazie per l'invitato. ci racconti qualcosa di te? Allora, Sono Benita, sì. nata dell'India. 2014 è entrata in Italia. Prima nostra parte le invitato la madre generale, mandata a me qui. Allora io andato in Sicilia, Enna. In Sicilia. 3 anni lavorato con anziani, dopo trasferimento è arrivato, dopo cambiato, venuto Mailati, Ancona. Anche con questa parte pure le anziani con le affettuato come ormai anche io ho lavorato. Allora fine 4 anni passato, dopo le Covid è andato, dopo venuto a Iesi. Anche un anno lavorato a Iesi, adesso trasferimento è arrivato, è venuto con Bergamo. Qui a Bergamo, qui Già tornato con bambini adesso. almeno, con i Allora, in bambini. contrario, questo tutto mi è piaciuto tanto perché le bambini sempre una di dare sempre il sorriso, anche di giocare, le vuole qualcuno. Mi è piaciuto tanto anche la Benvenuto qui la nostra comunità, nuova comunità questo, anche con loro adesso va bene, per me molto piace. Certo che avere a che fare con gli anziani, avere a che fare con i bambini, si potrebbe dire che due stagioni della vita, l'una dove sboccia, dove c'è l'alba, l'altra dove ci sono i frutti maturi,
e dove c'è comunque la luce del tramonto, ma sono due stagioni della vita che hanno bisogno di tanta cura. E penso che anche i bambini hanno bisogno del sorriso, certamente, ma anche gli anziani hanno bisogno del sorriso e Sempre di per cogliere qualcuno sempre loro con che si l'anziano. prende cura, che sta vicino, che li ascolta, che li consola. Per ascoltare per gli anziani, per bambini adesso imparare per me, Sì. perché loro danno tante cose, come le insegnava a me pure, perché capisco come i bambini usavano le parole. Io sentivo uno buono buono perché prima non sapevo com'è questa parola, allora arrivate nuove parole, adesso ti ho cominciato bene Che questo. bello, che bello che tu possa dire che si può imparare anche Sì, dai anche i bambini. bambini. Allora si impara anche l'italiano, le Certo. parole dette, ma poi sappiamo che i bambini nella loro semplicità sono anche abbastanza veri, sinceri, limpidi e bisogna riconoscere che i bambini quando ci fanno delle domande sono sempre domande pertinenti e Giusto. opportune, sono domande Giusto. giuste. Che vanno sempre al bersaglio, non fanno delle domande inutili o vaghe. Qualche parola sbagliamo, subito loro Corretto. ora non fai così, devi dire così. Che bello, e anche questo è un modo bello Allora impariamo da loro. per aiutarsi. Dimmi perché sei diventata suora? Perché io quanto i nostri familiari cristiani, per aiutare una suora per nostra parte, sempre essa aiutava con loro. Nostro popoli. Allora sempre io vedo con quella suora perché due congregazioni insieme nostra parrocchio. Allora sempre con incontro le suore mi è piaciuto tanto. Allora io ho chiesto, lei un giorno è andato le suore, io vengo anche con noi. Prima non è accettato i miei familiari, dopo va bene, loro pure anche accettato, solo adesso loro contento con me. E cosa ti aveva colpito di quella suora che ti ha colpito tanto? Perché ti è piaciuto? Questo perché il servizio con Gesù, anche loro danno come le vedere una Gesù, misericordioso, come le vedere tutto, come dici? Aiutava. Aiutava sempre, no? Come allora Gesù ha fatto un lavoro, questo anche lo fare le sore pure. Perciò è per la testimonianza di quella suora Con la sola. che ti ha colpito, l'hai ammirata e adesso in qualche modo hai cercato di imitarla, insomma. Ecco. Bene, arriviamo a Suor Lini. Lei è un anno che è qua e praticamente ha accolto le due nuove sorelle. Suor Lini, parlaci di te. Buonasera a tutti, sono Sorlini, vengo dall'India. Siamo tre in mia famiglia piccola, mio fratello, poi mia sorellina, sono sposati, ce l'abbiamo, tre nipotini. Quando lavoro qua con i bambini, quando guardo e quando gioco con i bambini, io guardo come i miei nipotini. Sempre felice così. Poi quando ero giovane io non sapevo cosa devo fare, niente idea. Poi un giorno ho visto nostre sore lavorano in mia paesina. Un giorno ho visto una suora sempre sorriso, felice. Così, poi anche io ho pensato, quando io divento una suora, sempre felice, sempre sorriso, così, perché allora io Sei entrata in sì, convento. sono entrata in convento. Poi io lavoravo in India 6 anni, dal 2000. 17 sono venuta qua in Italia,
Prima comunità Bologna, 4 anni ho lavorato con gli anziani, poi sono venuta qua un anno fa. Anche qua trovo bene, sono felice sempre con i bambini, con i genitori. Brevemente, gli orari della vostra giornata. Quando Orari la mattina. iniziate il mattino, cosa fate? La mia giornata normale, non la domenica. La mattina alziamo alle 5, poi 5:30, 6:30, un'ora adorazione, lodi, nostra preghiera, preghiamo un'ora, poi prendiamo la piccola colazione, poi subito accompagnare loro a cascine, poi 7:30 arrivano i bambini, quello dei CRE, poi tutto il giorno con loro, poi alle 4 vado a prendere loro. 4:30 la messa, ogni giorno canova, lunedì, poi martedì qui parrocchia, mercoledì andiamo con gli anziani, poi giovedì, venerdì parrocchia, poi sabato catechismo e domenica la messa, finito la settimana. Sì, ritmo di vita Ecco. abbastanza impegnato, e non solo, ma nei giorni feriali anche la levata è interessante alle 5 del mattino. Mattino, poi la pomeriggio, anche quando torniamo dalla messa, subito la preghiera, un'oretta la preghiera, poi prepariamo una piccola cena, mangiamo, poi dopo cena, compieta, poi andiamo. Ma l'ultima cosa che qualcuno potrebbe dirvi. Ma perché non state letto un'ora di più? Perché che avete già una giornata intensa, pregate così tanto, un'ora il mattino, e poi la messa, e poi la preghiera dopo la messa, e poi la preghiera prima di andare a dormire. Allora, io ieri ho detto con sorelle, allora nostra vita, la preghiera porta avanti Gesù, senza preghiera come vivere noi? Allora anche difficoltà, piccola difficoltà e dobbiamo pregare. Pregare porta preghiera a noi andare avanti. Il Signore è anche contento, aiuta tanto per noi. Anche per noi fisicamente difficoltà, anche preghiamo, lui contenta, lui dà tanta salute per noi, ho detto le sore. Quello che tu, Sorbitore, stai dicendo per le suore, ma che vale anche per noi preti, vale anche, secondo Anche te, per le nostre famiglie, nostra per i famiglia, genitori? importante la preghiera, però noi siamo cristiani, allora viviamo con la preghiera. Senza preghiera, come fa ad andare avanti in paradiso? Allora è importante la preghiera, anche piccola preghiera, non la tanto tempo pregare, pregare io non dico così, anche 5 minuti una preghiera piccola e vale per tutto. Allora, per salutarci, vi chiedo di recitare la preghiera del Padre nostro Nostro. nella vostra lingua. Grazie, grazie di essere qua Grazie, e grazie del grazie cammino che vivremo insieme dentro la comunità, sia nel vostro servizio all'asilo, sia in oratorio, sia in parrocchia, sia anche nelle persone anziane che andate a trovare anche in comunità. Allora, terminiamo veramente così questo bel momento. Ecco, recitate il Padre nostro nella vostra lingua. Vinu le kile krengel tande Tandi, mudu madu peer peer tu tu yedana yedana pochu pochu perige, perige, madu madu aachi aachi varige, varige, madu madu tirukulam tirukulam vinu vinu le le kile kile nerivedu nerivedu pole, pole, manulegilum manulegilum nerivedu, nerivedu, engal engal anjada anjada unave unave inchi inchi engalukku engalukku tharum, tharum, engalukku engalukku ediraga ediraga kutram kutram seivore, seivore, nangal nangal mannippadu mannippadu pole, pole, engal engal kutrangalai kutrangalai manniyum, manniyum, engalai engalai sodanaikkulpaduthathayum, sodanaikkulpaduthathayum, theemayilirundu theemayilirundu engalai engalai viduvitharalum. viduvitharalum. Amen. Amen.
Thank you.
Grazie.
Dopo l'incontro, penso, bello con le suore che compongono la comunità dentro la nostra parrocchia. Ecco, mi piace ricordare alcuni dei momenti che abbiamo vissuto nei giorni scorsi. Ecco, poco più di una settimana fa abbiamo salutato le suore partenti. Questo saluto è avvenuto in tanti momenti della comunità, è venuto nei locali, nelle due sezioni dell'asilo, due sedi dell'asilo, è avvenuto in comune, è avvenuto penso per diverse persone anche in maniera personale. È stato molto bello anche il momento di sabato scorso, quando abbiamo celebrato l'Eucaristia dopo la messa, e sul sagrato c'è stato il momento del saluto con un rinfresco preparato soprattutto dai genitori dei bambini dell'asilo. È stato un modo bello per dire grazie. Ancora in questi giorni stiamo vivendo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ecco, il tema suggerito è questo: imparate a fare il bene e cercate la giustizia. Ecco, questa settimana ci ricorda che anche dentro il nostro territorio, accanto ai cristiani cattolici, ci sono anche dei cristiani ortodossi e soprattutto quelle donne che si prendono cura dei nostri anziani, tante di loro che provengono dall'est dell'Europa sono cristiane ortodosse. E nella nostra comunità ci sono anche dei protestanti, ci sono anche degli anglicani. Siamo accomunati dalla fede in Gesù, siamo accomunati dal battesimo. E siamo chiamati a cercare di guardare sempre più a Gesù Cristo perché, ecco, come chiese si torni, sì, si possa diventare sempre di più un gregge sotto la guida di colui che è l'unico vero e grande buon pastore. Per cui, ecco, quando parlare di unità ai cristiani, così diventa anche molto attuale anche solo per accorgersi che anche dentro la comunità, nostra comunità sono cristiani di altre confessioni, comunque nostri fratelli in Cristo. Ancora è stato un momento bello, quello della festa degli anniversari di matrimonio. È stato celebrato ieri, ma dentro un po' un contesto di qualche giorno di preghiera per la famiglia, per ogni famiglia, per tutte le famiglie, qualunque sia la loro situazione. Ecco, sappiamo che quando usiamo la parola famiglia, accenniamo una realtà che interessa a tutti, una realtà che rimane comunque importante e fondamentale per una società, per la Chiesa. È un patrimonio prezioso che ogni Stato che ha un po' di buon senso farebbe di tutto per custodire questo patrimonio. Una buona famiglia, una famiglia normale. Sì, proprio normale.
c'è papà, la mamma, ci sono dei figli, dove si affrontano le difficoltà che ci sono e cerca di andare avanti giorno per giorno. Ecco, penso che possa aiutare anche a costruire una società, una buona società, una società veramente normale, ma nel senso bello quando si intende usare questo aggettivo. È stata l'occasione come comunità anche per ringraziare questi sposi che hanno ricordato una tappa significativa del loro cammino di matrimonio, di coppia, anche per così le fatiche che hanno affrontato, tutto quello che hanno fatto per il proprio partner, il proprio marito, la propria moglie, ma anche quello che hanno fatto anche in termini di sacrifici per i figli. Avevamo anche diverse coppie che ricordavano, per esempio, il 50° matrimonio e il 45° e così via, e per cui state ringraziate anche per quello che cercano di continuare a fare anche per i nipoti. Ecco, per cui è stata una festa di gratitudine, una festa veramente anche di preghiere e di vicinanza a tutte le famiglie, anche quelle che fanno fatica a vivere la festa. Questa stagione, in questo passaggio della loro vita. Ecco, sì, il ricordo delle famiglie, gli anniversari di matrimonio, anche per poter trasmettere anche ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, la bellezza dell'amore, la bellezza del trovare una persona con la quale costruire insieme qualcosa di bello, qualcosa che sappia di definitivo, di totale. La bellezza di prendere sul serio, sì, appunto l'amore, ma la bellezza anche di poi dedicare la propria vita, quella vita che si è ricevuto in dono, poterla trasmettere, sì, nel generare, ma soprattutto in una vita che comunque è generosa anche per chi magari non genera fisicamente, ma è chiamato comunque a donare la propria vita per il bene di altri. Per cui abbiamo vissuto anche questo momento di vicinanza alle famiglie. Abbiamo iniziato sabato sera con la preghiera nella chiesa della Madonna della Neve, poi con la messa, soprattutto delle 10:30 di domenica, e poi col film che viene trasmesso questa sera, un film che aiuta a riflettere un po' sulla famiglia. Poi in settimana un bel gruppo dei nostri adolescenti ha partecipato alla preghiera a Palazzago, la preghiera intorno alla Croce dei Giovani. Ecco, è iniziato il cammino verso la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, che si terrà nell'agosto prossimo, e questa preparazione, appunto, è una preparazione che passa anche attraverso momenti di preghiera, di spiritualità e di riflessione. Ecco, ci auguriamo che quei giovani anche della nostra comunità che sceglieranno di accogliere, possiamo dire, l'invito di Papa Francesco a vivere queste giornate, ecco, sia questa un'occasione veramente propizia per sentirsi chiesa, per sentirsi in mezzo a tanti altri giovani, ma anche un'occasione propizia, ancora una volta, per sentirci interpellati dal Vangelo del Signore. Mi piace accennare, prima di andare a chiudere, su alcuni momenti che in qualche modo che ci aspettano prossimamente. Ecco, con sabato prossimo entriamo nei giorni di Don Bosco, la pizzata, momenti di festa, momenti di ritrovo, momenti di gioco in oratorio, ecco, momenti anche di preghiera. Penso, per esempio, al 31 di gennaio, proprio il giorno in cui facciamo memoria di San Giovanni Bosco, la preghiera del mattino con i bambini, con i ragazzi, e poi la celebrazione eucaristica serale, alla quale siamo tutti invitati. E poi
mi piace ricordare i due incontri, uno per gli adolescenti e l'altro per i genitori, tutti i genitori, sul tema delle dipendenze, sul tema delle varie dipendenze, con un occhio speciale alla droga. Il fatto che di certe cose non se ne parli più o quasi più non vuol dire che la cosa, la cosa, il problema non esista. Semplicemente forse vuol dire che ci stiamo adattando, stiamo sdoganando un pochino tutto, forse è il segno col quale in qualche modo diciamo che siamo rassegnati, che ci arrendiamo. Ecco, so che questi incontri proposti in oratorio vedranno la presenza di persone che hanno sperimentato sia in prima persona, sulla loro stessa vita, sulla loro stessa pelle, l'esperienza della droga e la fatica, il cammino per uscirne e l'essere riusciti a uscirne, e anche l'esperienza di genitori che hanno avuto i figli, che hanno vissuto questa esperienza. Ecco, incontri di testimonianza, e credo che sia bello che quelli che possono essere stati anche gli errori di alcuni possono diventare una ricchezza che loro condividono con noi, con i nostri ragazzi, una ricchezza che deve aiutare anche noi, soprattutto come adulti, a essere educatori attenti anche a questo aspetto della crescita. E questo aspetto che riguarda anche l'istituzione dentro la quale vivono i nostri ragazzi. Secondo me resta sempre fondamentale la domanda: perché i ragazzi, i giovani e non solo loro, per essere contenti, per far festa, hanno bisogno di prendere qualcosa, proprio come un ammalato che ha bisogno di prendere le medicine per venire a stare meglio. Ecco, è una domanda che spesso mi torna. Perché non sono contenti? Perché? Poi questa domanda la rivolgo anche a me come adulto. È vero che non sono papà e mamma, però mi sento educatore e dispiace quando vedi qualche ragazzo che in qualche modo gioca con la sua vita, rischia di sprecarla e di rovinarla, rischia di farsi del male. E io, papà, mamma, io prete, io adulto, come posso testimoniare la bellezza della vita? Come posso testimoniare che la gioia della vita, quella vera, non è legata al prendere o all'assumere qualcosa, ma alla sua sorgente altrove? Per cui ecco questi incontri ecco, sulle dipendenze, ecco, invito a non mancare. Ecco. Poi il 2 di febbraio è la Candelora, la festa della presentazione di Gesù al Tempio, una festa che ci tocca tanto anche la nostra comunità ed è bello vedere che tanti della nostra comunità in quel giorno vanno la Madonna del Castello, chiamata anche Madonna delle Candele, ecco, a partecipare all'Eucaristia, ad accendere la candela, ecco, per riconoscere che Gesù è la luce del mondo. Come mi piace segnalare che, per esempio, in San Bartolomeo abbiamo ben due quadri che raccontano della presentazione di Gesù al Tempio, due quadri molto belli. Questo per dire che già i nostri vecchi, i nostri antenati che ci hanno lasciato questi regali erano per il 2 di febbraio
era già per loro una giornata significativa. E poi il 3 di febbraio l'appuntamento è alle 10:30 alla cappella di Camarile, la cappella dedicata a San Biagio, che qui Biagio, questo vescovo martire, la tradizione della benedizione della gonna legata a un miracolo a lui attribuito, cioè quello di aver salvato un bambino che stava per essere soffocato da una esca di pesce. Lui lo salva e lo restituisce a sua madre. Da dopo il martirio, ecco che si riconosce in San Biagio il patrono contro le malattie legate alla gola. Al di là di questo, è bello sapere che quei santi che hanno amato il Signore, che hanno testimoniato il Signore, ecco che continuano a vivere questo amore, intercedendo al Signore per noi. Ed è bello sentirli vicini anche nei momenti di fatica, ma anche nei momenti della malattia, sapendo che possiamo dire il loro miracolo più bello è che loro hanno testimoniato il Signore fino in fondo, anche col dono della vita, perché hanno trovato nel Signore il tesoro della loro vita. Perciò questo appuntamento bello a San Biagio il 3 di febbraio. E infine ricordo il domenica 5 febbraio, perché noi ci troveremo il lunedì 6, la 45esima giornata nazionale per la vita. Ecco, in comunità alcuni momenti, anzitutto il sabato sera ci troveremo nella chiesa di Berlino, che è la chiesa dedicata alla Natività di Maria. Mi piace immaginare che quella sia una chiesa dove portiamo i nostri bambini piccoli, perché lì incontriamo appunto Maria nell'evento della sua nascita. Ecco, sabato sera, il 4 febbraio alle 20:30, per chi vorrà, ci troviamo a pregare, semplicemente a pregare. Leggeremo anche il messaggio che i vescovi ci hanno inviato per quella giornata e in quella preghiera pregheremo e benediremo le mamme che stanno vivendo l'evento, il mistero dell'attesa. Quelle mamme che portano in grembo un bambino. Pregheremo soprattutto per loro e per loro invocheremo la benedizione del Signore. E poi domenica 5 febbraio, ecco, arriverà, per quanto riusciremo a far arrivare ai genitori dei bambini nati nel 2022, l'invito a partecipare alla messa delle 10:30 qui in parrocchia, seguito alla messa dal corteo con dei palloncini di plastica biodegradabile in oratorio. Laggiù il lancio dei palloncini con il messaggio per la vita e laggiù poi anche il momento di inaugurazione dell'area giochi per bambini che è stata appena posata. Anche quello sarà un momento bello. Mi piace terminare questo incontro leggendovi una parte di un articolo che è apparso su Avvenire nei giorni scorsi. Ecco, lo condivido senza nessun commento, ma come invito comunque alla riflessione. Un'icona della Sacra Famiglia è esposta da giorni all'ingresso del reparto ginecologia e ostetricia dell'Ospedale Civile di Venezia. Pazienti e familiari, per lo più, non ci avevano fatto caso. Quel tipo di immagine in Italia è ovunque e non può stupire in un luogo in cui nascono anche i bambini. Ma presto sono arrivati occhi acuti e consapevoli. Un sindacato locale, prima,
la capogruppo di un partito in consiglio comunale, poi si sono ribellati. Per il sindacato, i simboli religiosi potrebbero mascherare comportamenti da stato etico che non possono trovare in alcun modo cittadinanza a Venezia. D'accordo, un partito locale. Chiediamo che si rimuovano immediatamente tutte le rappresentazioni religiose che vanno contro la sensibilità delle donne e il rispetto dei loro diritti. Poi, dai giornali locali, la storia di Venezia rotola sui media nazionali. Per una senatrice, l'icona è uno schiaffo alla laicità dello Stato e deve essere immediatamente rimossa. Anche il deputato di un partito emette un comunicato allarmato. Si allarmano per una Madonna col bambino e Giuseppe, come ne sono costellate da millenni le chiese e le strade e gli edifici pubblici d'Italia, in città e in campagna. Quella famiglia di Betlemme è il cuore della Natività e il nascere del figlio di Dio da una donna è un asse su cui si è sviluppata la cultura, non solo cristiana, anche sui pilastri dell'accoglienza, della solidarietà e del soccorso. In Italia, quell'immagine è ancora alfabeto infantile e familiare. Memoria e appartenenza, pure per chi poi si allontana dalla fede, cosa che ciascuno, grazie a Dio, in questo paese è libero di fare. Schiaffo alla laicità dello Stato, stato etico, volano parole grosse, forse poco metabolizzate da sindacalisti e politici di una nobilissima provincia e da parlamentari della Repubblica. Una Sacra Famiglia in ospedale, e se poi mettesse in crisi una donna che valia da abortire, si domandano. Dove il più sacro dei diritti è, evidentemente, l'aborto, e il mettere al mondo figli, invece, un'eventualità secondaria. Di fatto, la crisi demografica del paese è grave come mai in passato. Vien da pensare che siano occhiali vecchi quelli di chi è incapace di vedere che mentre in Italia l'aborto è garantito dalla legge, venire al mondo è nella realtà sempre più difficile. L'incertezza delle giovani generazioni, la maledizione del precariato, i costi della vita e delle case, la carenza di nidi, l'ostilità delle aziende alle dipendenti madri rendono il desiderio di maternità per molte quasi impossibili. Il diritto minacciato nei fatti è questo. Non se ne accorgono nel sindacato. Forse perché i giovani non prendono più la tessera. E quel partito giunto nei sondaggi al 15% dei consensi non potrebbe domandarsi il perché di questo abbandono di tanti elettori? E quale popolo e quali diritti sono oggi sotto scacco? Uno schiaffo alla laicità dello Stato, tuona la senatrice, per quel quadro con un uomo e una donna e un bambino all'ingresso di un ospedale. Beh, di schiaffi lo Stato laico e no ne prende molti. Per dirne uno, lungo 30 anni è finito appena ieri la latitanza di un mafioso che viveva tranquillo e ben curato nel suo proprio territorio. Uno schiaffo lo Stato lo prende anche a ogni consultazione elettorale, quando risulta che ormai la metà dei votanti dice grazie no, non me ne importa, resto a casa.
quel 50% deluso e reso cinico non sopporta più lo scollamento della politica dalla vita vera, della polis. Mentre la sanità rischia di collassare per mancanza di programmazione e personale e risorse, e l'Italia è un paese ormai di vecchi, e le aziende faticano a trovare la manovalanza necessaria, frullano da certa politica ancora parole al vento, polemiche fatte d'aria, come questa a Venezia, città della celeberrima e amatissima Santa Maria della Salute. Semplicemente, tanto stonato rumore per nulla, semplicemente per pensare, per riflettere. Grazie dell'ascolto, grazie a Giambattista, buona continuazione a tutti. Thank you.